ragazzi, qui è pieno di scoiattoli. Buongiorno. Dopo la giornata di ieri, abbastanza pesante direi, tra ponte tibetano, poi meccanico, rottura del camper, siamo arrivati in tarda serata completamente al buio qui in questo parcheggio. Onestamente, fare manovra qui non è stato abbastanza semplice. Come abbiamo dormito? Più o meno, posto super silenzioso, tutto completamente al buio, quindi eravamo un po' titubanti. Poi, non avendo visto il posto di giorno, non sapevamo che cosa ci circondasse, diciamo. Allora, i camper pagano 8 euro il parcheggio giornaliero, dalle 8 alle 20. La ragazza del bar ci ha detto di seguire questa stradina, poi ci sono le scalette che scendono direttamente in spiaggia. I cani sono ammessi sia in spiaggia libera che al lido, ci hanno detto. Cosa abbiamo qua? Le uova di tartarughe, carine. Uova di tartarughe. Guarda, vedi? Qua. Con tutto il passaggio per arrivare. Sembra di no, ma l'acqua è profonda. Siamo andati a fare una passeggiata e abbiamo lasciato l'antifurto qui all'ombrellone. Saluto antifurto. Oggi ci siamo presi il lusso di prendere anche la canoa. Siamo in compagnia di Clementina e Luigi, li abbiamo conosciuti qui. Ragazzi, salutate. Anche qui siamo arrivati in questa bella caletta. Se non ce l'avessero detto Clementina e Luigi, non l'avremmo mai trovata. Ti dà fino a mano. Allora Luigi, come dicevi? Questo è il cratere di un vulcano. Qui sopra ci sono i parcheggi del lido che prima abbiamo visto. Dove siamo parcheggiati noi praticamente. Esatto. E nulla, questa è la punta che si porta al mare. Ed è praticamente tutta quanta coperta dagli alberi, è un bosco fondamentalmente. Da qui al mare, dove sono questi signori, una, l'altra invece c'è la spiaggetta un po' più avanti. Qua, guardiamo qua, vediamo se ci becchiamo tutti. Oddio, che essa. Ragazzi, qua va male, cerchiamo di recuperare, ma ce la faremo.